capobastone. Agagagagra. Uè, animali, come va? Spero tutto bene. Saluti, saluti, saluti dall'egregio maestro. Maestro con la M maiuscola, altrimenti mi offendo, capobastone. Il king di Hytale. Oggi vi ho confezionato un video dall'alto contenuto erotico. Una cosa che vi spellerete il pisellino a furia di farvi le seghe a due mani. Perché questa è qualcosa di allucinante. Oggi vi presento l'Hytale Model Maker, che sarebbe un tool creato dall'iPixel che vi permetterà di modificare qualsiasi cosa nel gioco, dai personaggi alle loro animazioni, creare e modificare armi, oggetti, qualunque cosa, animali, NPC, tutto, tutto, tutto. Un tool veramente performante, ma che ha la caratteristica di essere usato in coop, e tra poco ne parliamo. Ma prima andiamo a leggere il messaggio quotidiano. Me lo scrive Andrea Costa e dice: meno male, ogni tanto un po' di novità fa bene. Aspetto con ansia i primi episodi, dato che non potrò giocarmelo da solo, dato che il mio PC non regge neanche YouTube tra un po'. Caro amico, non ti preoccupare, perché il gioco Hytale sarà ottimizzato perfettamente. È un gioco molto leggero, l'hanno già annunciato, hanno detto che andrà pure sui PC a carbonella, pure sul vostro PC di fango e merda, quindi non vi preoccupate perché sarà un gioco leggerissimo. E ora si parte con la figata. Quello che state guardando è uno Scarak, un insettone senziente che potrete trovare nella zona 2, cioè nella zona desertica di Hytale. Tutto è stato creato appunto con Hytale Model Maker. Il corpo, i suoi movimenti, il movimento delle ali, delle zampe, tutto interamente con questo tool. Ma da dove nasce questo tool? Nasce nel 2011 sotto forma di un altro nome chiamato Craft Studio, che era dedicato appunto alla creazione di nuovi videogiochi totalmente diversi da Hytale. Allora i programmatori cosa hanno fatto? Hanno preso questo tool Craft Studio, l'hanno modificato, potenziato, ampliato, sistemato e aggiornato, ed è nato appunto l'Hytale Model Maker, che è il tool di riferimento in-game, perché sarà in-game, di tutto il mondo di Hytale. Potete creare nuovi mostri, potete modificare quelli già esistenti, potete modificare o aggiungere armi, biomi, luoghi, non so, case, oggetti, tutto, armature, potete modificare qualsiasi cosa, anche del vostro personaggio, magari una skin personale. Quindi tutto si potrà fare con questo Model Maker. E poi, per avere un esempio proprio lampante e chiaro di queste funzionalità di questo tool, della potenza di questo tool, possiamo vedere questo video che mostra uno zombie praticamente nudo su cui il programmatore sta lavorando, e sta lavorando all'animazione della corsa. Quindi quando lo zombie vedrà il giocatore e correrà verso di esso contro un altro nemico, vedete, lo zombie si comporterà in questa maniera. Adesso guardate com'è all'inizio e poi tra un po' vedrete il risultato finale, che è sbalorditivo. Ogni cosa può essere modificabile, dalla posizione delle mani, della bocca, delle gambe, del corpo, quindi basta ovviamente sapere utilizzare questo programma, questo tool, che dicono i programmatori essere molto facile, per creare animazioni veramente pazzesche. Si possono aggiungere anche i vestiti, ovviamente è tutto fatto a strati e a cubi. In pratica i programmatori dicono che se sapete creare delle scatole, sapete fare anche questo. Il risultato finale è sbalorditivo. Sembra un mob veramente creato da un professionista, e uno lo può creare anche a casa semplicemente lavorando su alcune cose. Ora, so che molti di voi diranno: ma è difficile, ma chissà come si usa, ma io non lo so fare. Allora ragazzi, non vi preoccupate per questo, perché nel giro di qualche settimana dopo l'uscita del gioco spunteranno fuori sul sito inferiore di YouTube sicuramente migliaia di tutorial su come creare cose, oggetti, spade, armi e anche i movimenti dei vari mob, con altri mob già disponibili al download. Quindi non vi preoccupate, perché sicuramente ci sarà una sorta di enciclopedia youtubica piena di tutorial.
tutorial. Questa poi è l'apoteosi, una cosa che mi ci dedicherò assolutamente, la creazione di nuove armi. Questo programmatore sta usando appunto il tool in questione, l'Hightail Model Maker, per creare una spada lunga. Come potete vedere, sembra molto complesso, ma in realtà è semplicissimo. Basterà sapere qualche nozione, e comunque, come vi ho detto, spunteranno fuori un sacco di tutorial su come fare le cose, quindi basta capirne il meccanismo, poi è facilissimo, per poi dedicarsi appunto alla creazione di spade, lance, insomma un sacco di roba nuova che io non vedo l'ora di provare, di testare. Ma la cosa bella, vedete, è che se avete anche un programma di grafica, voi potete modificare e sistemare anche con l'esterno, con un programma esterno, il vostro lavoro, per poi importarlo in tempo reale subito nel gioco e modificarlo in un istante. Vedete, questo è passato da Photoshop per creare un po' di ombre, un po' di sfumature, e l'ha importato subito, e quindi il gioco già ha preso le skin. Poi potete aggiungere tocchi, le else delle spade, il manico, potete modificare, insomma io voglio fare la spada del bastone, no? E quindi è molto semplice, vi ho detto, basta aspettare qualche tutorial e poi si fa. Questo ovviamente è un video velocizzato, quindi in una mezz'ora di gioco un programmatore riesce a fare una spada intera. Diciamo che all'inizio ci metterete un po' di più, ma poi insomma i risultati arriveranno. E ragazzi, questa è una cosa fantastica, fenomenale. E poi, dulcis in fundo, una cosa sbalorditiva: la cooperativa nel modding. Cosa vuol dire? Qui ci sono due persone, Xile ed Elise, no? Stanno lavorando a un cane. Quello di sinistra sta lavorando sugli occhi del cane e sul naso, mentre quello a destra sta lavorando sulle animazioni delle zampe, delle orecchie, eccetera, eccetera. La cosa bella è che mentre quello di sinistra sta lavorando al naso e agli occhi, e quindi modifica il personaggio, quello di destra, che sta lavorando sulle animazioni, vede in tempo reale il personaggio del cane che si modifica, quindi vedrà comparire e scomparire le cose che quello a sinistra sta facendo o creando o cancellando. Cioè, una cosa pazzesca. Quindi vi mettete con un vostro amico, uno lavora sulle animazioni e l'altro può lavorare sulle skin del personaggio. Vedete, il cane a destra non ha gli occhi, quando il tizio a sinistra le mette, gli occhi appaiono istantaneamente anche all'altro. Ecco, questo sarà ovviamente un tool performante fantastico, che aiuterà le community, soprattutto quelle che ci dedicheranno hardcore a creare contenuti. Sarà veramente un tool fenomenale. Ora vi saluto, tanti like per Capobastone, noi ci ribecchiamo al prossimo video, tutte le sere dalle ore 21.05 in diretta live su Twitch, sito superiore Capobastone Official, e viva la foca! Saluti, saluti, saluti! Tanti like per Capobastone, agagagagra!